Siamo qui con Giuliano Tosti, il proprietario della CIM, che ha da poco aperto quest'area di sgambamento per i cani. Insomma, ce ne potete parlare brevemente? Sì, abbiamo pensato di creare questi spazi perché ad Ascoli effettivamente mancavano spazi un po' più grandi di quelli che ci sono, che ha creato il comune, dedicandogli due spazi, uno da 1000 metri per cani che va da 0 a 12 kg e uno spazio più grande di 3000 metri che va da 12 in poi, insomma. L'area è della Restart, però anche il comune ha contribuito a dare una mano, insomma, per l'apertura di questa zona. Sì, noi ci siamo presi l'impegno del lavoro, la recinzione, della pulitura di tutte e due le zone, grazie al Restart che ci ha assegnato il terreno e grazie anche al comune che ha pensato per le luci, per l'illuminazione, perché è un parco che può essere anche usato per le sere d'estate, dopo cena. Che l'abbiamo reso molto accogliente con delle panchine, che questo poi alla fine c'ha anche uno scopo sociale perché le persone vengono qui con i loro piccoli animali, e è un momento per fermarsi dalla vita frenetica, parlarsi un po' tra di loro, e ha una doppia funzione, diciamo. Quindi la zona di socializzazione e quella di aiutare un po' gli amici a quattro zampe, diciamo, a correre un po' in questa bella zona. Sì, sicuramente avete fatto delle riprese, come vedete qui dentro i cani sono felici dal fatto che vengono qui volentieri, perché magari i proprietari non si rendono conto che pensano che vada in uno spazio ampio per correre, invece qui magari i cani sono attratti da tantissimi odori ormonali che ci sono di tantissimi cani, quindi vogliono venire qui, poi socializzano con gli altri, giocano, corrono, e soprattutto vedo un ambiente molto positivo anche tra i proprietari degli animali, che si creano dei bei gruppi di conversazione. E qui ci sono anche delle recinzioni, poi queste qui le avete aggiunte voi, le avete fatte voi? Sì, questo abbiamo fatto tutto noi, abbiamo ripulito tutta l'area, e qui c'erano delle piante, degli spini, che era quasi chiuse tutte e due le zone. Abbiamo pulito tutto, abbiamo fatto una recinzione abbastanza sicura con il doppio cancello, abbiamo portato acqua per i piccoli animali, anche per i loro proprietari, abbiamo messo delle panchine in pietra su tutte e due le aree per rendere un'area un po' più vivibile. Come hai trovato quest'area per il vostro cane? Insomma, venite spesso? Vi piace stare qui? Sì, veniamo molto spesso, è veramente una svolta. I cani si divertono, non come si divertono a casa, perché magari il padrone ne ha uno, quindi l'unico gioco che ha il cane è la pallina, invece qui giocano tra di loro e sono veramente felici, tornano a casa morti. Secondo te c'era il bisogno di avere una zona di questo tipo per gli animali, visto, insomma, in questa città non è che ce ne siano molti di queste opportunità? C'era molto bisogno ed è veramente una bella cosa. Io sono di Teramo, mi sono trasferita qui per studiare, a Teramo non c'è una cosa del genere, invece qui c'è e sono molto contenta, molto. Come giudica quest'area per cani? E secondo lei, appunto, Ascoli aveva bisogno di una zona di questo tipo? Beh, è un'ottima iniziativa, visto il numero di cani che ci fanno compagnia, è apprezzatissima questa iniziativa. Pensa, appunto, di tornare spesso con il suo cane in quest'area? Assolutamente sì, anche perché loro hanno la possibilità di sgambare giornalmente, anche più volte al giorno, in libertà. Anche per socializzare, no? Con altri cani? Sì, anche se a volte ci sono dei piccoli problemi, perché i cani purtroppo a volte litigano anche loro.